Buonasera a tutte e a tutti, di nuovo a questi appuntamenti di oggi nell'ambito di Hack for Inclusion. Vedete finalmente la mia maglietta che è come quella degli tanti altri partecipanti delle squadre appunto di questa competizione di studenti e studentesse che abbiamo organizzato come Forma Azione e la scuola ITET Capitini, in quanto noi coordinatori e loro partner di progetto insieme ad altre strutture della Bulgaria, Francia, Croazia e Slovenia in questo progetto che si chiama INEDU, dove IN sta proprio per l'inclusione, quindi comunità inclusive, per la Media Information Literacy. Quindi il tema di questo progetto è quello di lavorare sul rafforzamento delle competenze e delle conoscenze di insegnanti, studenti e studentesse delle scuole superiori e poi anche indirettamente dei genitori in tema di appunto pensiero critico, media e information literacy. E abbiamo organizzato oggi questa competizione che vede le squadre di studenti e studentesse delle scuole superiori di diverse scuole d'Italia, 20 squadre abbiamo, competere appunto per progettare una campagna di comunicazione e informazione appunto su quattro sfide precise, di cui una appunto è il contrasto all'odio. E allora ecco, siamo qui oggi con questo evento che unisce sia il tema dell'odio che appunto l'aspetto dei media, quindi di anche come si può fare, no? Informazione, sensibilizzazione, comunicazione con la proiezione che avremo a breve appunto del docufilm I fili dell'odio. E quindi presento il regista Valerio Nicolosi e poi prego. Buonasera a tutti e tutte, buonasera. Bene, e poi abbiamo anche il piacere di avere Francesca Chiavacci, presidente di ARCI. Buonasera e grazie di avermi invitato. Bene, allora l'idea è appunto poter visionare questo filmato e così anche un po' ci è sembrato interessante in questo momento in cui ecco, i cinema, no? Non sono più aperti, magari proponiamo una possibilità di fruire attraverso questa presenza online di un documentario molto interessante e nuovo e poi così ci confronteremo sia con il regista che con Francesca rispetto ai temi che emergono e magari ci aspettiamo anche delle domande interessanti perché l'idea è appunto di confrontarci e di aprire un dialogo. Io mi fermo qui a questo punto e così mandiamo in onda il docufilm e ci vediamo dopo. Grazie. Eccoci, abbiamo avuto il piacere di visionare questo bellissimo documentario. Ancora complimenti, Valerio. Devo dire che mi riemoziono ogni volta che lo vedo. Ci sono dei passaggi veramente toccanti. E vorrei condividere infatti un po' con voi questo confronto, sicuramente vedere quelle facce attonite, per esempio commosse, come stava succedendo di nuovo a me, delle persone, dei parlamentari europei, ascoltare, no? La Segre e questi racconti che ci sembrano lontani e che invece appunto stanno ritornando importanti, preponderanti, con forza, ne abbiamo bisogno. Sono molto, molto contenta che abbiamo fatto anche questa scelta di contribuire con la visione del documentario in questa no, occasione di informazione, sensibilizzazione che attraverso gli eventi e poi anche se, no, stimolando con l'Hackathon i giovani, le giovani generazioni a lavorare proprio sull'importanza di certi temi, di fare una informazione in un certo modo, penso che
che sia davvero importante. Ci sono tantissimi stimoli ovviamente che mi sono segnata, ma magari li trattiamo un pochino dopo andando avanti. Invece ecco, mi piaceva sentire da Valerio appunto il senso di questa scelta. È chiaro, no? Abbiamo lì le informazioni, i dati, sta succedendo questo e non da poco, quindi come mai, dice, no? Uno affronta questo tema in un documentario, diciamo, può essere scontato, però mi piacerebbe capire, no? Le scelte, il progetto che c'è dietro, il percorso di scelta. Grazie. Sì, diciamo che poco più di un anno fa, con dei colleghi e degli amici, in realtà, che sono Daniele Dalbone, Tiziana Barillà e Giulia Polito, ci siamo interrogati sul tema dell'odio online. Insomma, abbiamo iniziato una discussione. Io avevo visto, e siamo proprio, come dire, sul pezzo, come si dice in gergo, un documentario prodotto dal Guardian. Sugli haters pro Trump, ma del 2016. Insomma, molto interessante, lo consigliavo sempre anche ai corsi di video, insomma, che faccio, perché è fatto anche molto bene, oltre che la narrazione. Quindi abbiamo iniziato a parlare, e in particolare Daniele Dalbone è, come dire, un esperto anche di internet, un esperto di web, oltre ad essere un giornalista. E con Michele Santoro abbiamo deciso alla fine di iniziare come dire, a mettere giù delle idee, e grazie anche a Alex Orlowski e a Matteo Flora, insomma, che sono due esperti che ci hanno poi, come dire, anche aiutato anche nella costruzione, cioè consigliandoci in qualche modo, confrontandoci con loro, e appunto noi abbiamo fatto la parte più autoriale, io ho fatto la regia, ma possiamo dire tranquillamente che tutti e quattro abbiamo fatto un lavoro tutti insieme. Poi di fatto, come dire, in sala montaggio magari c'ero più io, ovviamente, con Michele Santoro, con Massimiliano Paiella, che è il montatore, ma ha seguito anche Giulia Polito, così come nella stesura abbiamo partecipato tutti. Ed è un tema, l'abbiamo visto 2 giorni fa, insomma, l'odio online è un problema. È un problema anche perché, e lo diciamo nel documentario, Silvia Brena, insomma, di Vox Diritti lo dice molto bene, quando ci sono dei picchi di odio online, poi di fatto si verificano degli episodi. In quel caso femminicidi, perché stavamo parlando ovviamente di femminicidi, ma parliamo anche di antisemitismo, parliamo di un argomento che non abbiamo toccato. Perché è, come dire, purtroppo è stabile nell'odio, cioè i migranti. Abbiamo scelto cioè la misoginia e l'antisemitismo, ma perché, vabbè, la misoginia ci sembrava molto, molto importante toccarlo. E l'antisemitismo perché è quello che è il fenomeno che ha registrato l'ascesa maggiore rispetto ad altri. Però ecco, per esempio, con i migranti succede purtroppo che c'è un odio costante e come dire, episodi di razzismo e come dire, l'estrema destra che si organizza non solo in Italia, ma appunto negli Stati Uniti, in altri paesi, in Polonia, in Spagna, in Germania. E quindi niente, insomma, scusate. È andato via il volume, il microfono. Ok, sì, scusate, non so cosa sia successo. Quindi dicevo, sono stato un po' lungo, però effettivamente la genesi in qualche modo è stato un lungo confronto che alla fine ci ha portato poi in qualche modo a questa versione del documentario. Grazie, grazie Valerio. Infatti ricordo anche che noi abbiamo voluto proiettarlo perché è una sorta di impegno nostro, di attivismo, dicevo, per fare informazione, per impegnarci e per dimostrare che c'è bisogno di fare un certo tipo di informazioni e di utilizzare delle risorse che pure ci sono, poi comunque anche no, accessibile nel canale YouTube appunto di Michele Santoro Presenta, perché poi insomma credo che sia importante di nuovo rafforzare il messaggio dell'accesso a questo tipo di informazioni. Vorrei sentire adesso anche da Francesca un suo commento, magari in generale, ma poi questo aspetto che trovo importantissimo della scelta fatta della misoginia, ma anche secondo me di questa linguaggio sessista che viene utilizzato così con facilità nei social, ma torno anche a ripetere.
che in realtà anche insomma diciamo per l'età che ho visto nel tempo che comunque fin da ragazzine in realtà nel mondo reale diciamo è stato sempre facilmente utilizzato. Quindi questa idea di nascondersi dietro al fatto che nel virtuale uno è tutelato possa fare in realtà rispecchia fortemente secondo me questo tipo di insulti che possono essere sempre che vengono sempre indirizzati nei confronti delle donne che hanno sempre a che fare, no? Con l'aspetto sessuale dell'uso del corpo lo scopo o solamente a fini no? Sessuali, ecco, è qualcosa di forte, presente, preponderante. Allora, ecco, questo aspetto come lo vedi, anche un commento in generale sul video che so che Francesca l'ha visto, ecco, adesso per la prima volta. Grazie. Allora, simbolo, infatti volevo partire visto che lo posso fare in diretta, da dei complimenti molto davvero sentiti a questo lavoro, quindi a chi l'ha prodotto. E dico, mi serve anche per parlare del secondo argomento, perché è informazione e paradossalmente è semplicemente la presentazione di qualcosa che accade. Ma probabilmente è così, tra virgolette, cruda quella realtà, che è stato giusto fare la scelta di farla vedere fino in fondo. Mi spiego, quindi è un complimento anche quasi artistico, non so se posso usare questo termine. Si poteva prendere da tante parti, diciamo, l'argomento, è un argomento di cui si parla molto, ma siccome poi le brutte parole. Questo sentimento appunto di paura, questa è la parola secondo me più importante che è conseguente all'odio, si tenderebbe un po' a scansarlo, diciamo a edulcorare la realtà. Complimenti per averlo saputo presentare e anche per avere però spiegato come poi questo spazio, lo spazio virtuale, che in realtà è uno spazio teoricamente veniva detto di libertà e soprattutto di una potenza enorme, diciamo, lo dico anche perché l'ARCI è un'associazione culturale che si occupa di educazione, di formazione, si fonda su questo grande bluff, mi sento di dirlo anche in questo progetto che è molto bello, e cioè questo grande flusso di informazioni non arriva in realtà a un pubblico che è tutto uguale dal punto di vista degli strumenti culturali e degli strumenti di decriptazione si usa, no? Di quello che arriva. È un bluff questa cosa, è quello che ci consente sì di cercare una parola e di sapere subito che cosa vuol dire, ma in realtà, a parte che la formazione di quel contenuto, come ci è stato ben spiegato, diciamo, può essere influenzata da tanti fattori, ma certamente il miglior anticorpo è la conoscenza, è l'educazione e questo è il punto che riguarda un po' tutti. Silvia diceva, e concordo molto, sul fatto che rispetto alla crescita della libertà delle donne, alla battaglia che le donne hanno fatto, ma non oggi, diciamo, nel tempo, e quindi appunto anche quando non esisteva il virtuale, tutto questo veniva fatto anche nella società reale, apro e chiudo la parentesi, l'ha già detto bene Valerio, ma la relazione fra ciò che è online e ciò che è offline, che esiste lo stesso, ma che magari trova più coraggio nella scrittura online, perché sembra lontana, come veniva detto lì, ecco, questa libertà fa paura e alla paura si risponde con l'odio e con l'attacco. E devo dire che se c'è una cosa che mi ha fatto pensare è che per non a caso si parla di donne e si prendono come bersaglio donne che cercano appunto una strada e che praticano una strada anche di potere, per me potere non è una brutta parola, se ben usata, perché appunto si condanna questa presa di potere. Però ecco, lascio questa riflessione. Anche a chi ha seguito questi giorni, pensiamo per quanto nel piccolo una ragazza, per esempio, che si trova, diciamo, a svolgere un ruolo, una donna non così importante come queste donne che hanno avuto il coraggio, però in parte anche la grande solidarietà che, per esempio, noi come Arce abbiamo espresso
a Laura Boldrini, a Michela Murgia, ecco, un coro contrapposto che invece si trova sola ad affrontare questa cosa. Tanti episodi si sono verificati nella solitudine, ad affrontare appunto insulti, questo strumento che i giovani, cioè che i più giovani usano molto di più, ma che lo usano anche nella relazione individuale. Quindi c'è il tema delle centrali d'odio governate anche da poteri economici che propugnano alcuni ideali, c'è anche il tema, lo dico come stimolo perché siamo in questa sede, no? Diciamo, perché partecipano, di come questo nella vita poi privata, uso questo termine, privata barra pubblica, appunto, possa colpire, e in particolare lo vediamo spesso soprattutto le ragazze, oppure chi per esempio ha una scelta di un orientamento sessuale diverso. Comunque questo tema del corpo, dell'orientamento sessuale, essendo uno strumento che si fonda molto anche sulle immagini, sulle fotografie, quindi il coraggio di presentarsi, no? Che un po' abbiamo vissuto anche noi di altre generazioni, no? Chi comunque una donna che fa politica deve stare attenta a come si veste, a non essere troppo in mostra, ecco, nel virtuale diventa amplificato al massimo livello. E questa è l'ultima cosa che dico: noi come ARCI questo progetto va in questa direzione, il tema più principale, quali anticorpi noi riusciamo a diffondere e quale contronarrazione, come riusciamo noi invece a usarlo questo strumento, veniva detto anche nel documentario, potrebbe condividere amore, no? Invece che odio, noi nel nostro progetto europeo avevamo scritto così, potrebbe condividere amore. È chiaro che gli interessi economici in campo sono molti, però credo che anche disdegnare, diciamo, no, questa controffensiva, uso un termine un po' militare, nei confronti di questi attacchi sia molto molto importante in un'azione collettiva, a quel punto anche la nostra, però collettiva vera, che ci mette la faccia, in un'azione di solidarietà e in un'azione di formazione soprattutto e di sensibilizzazione, come veniva detto, ecco, che viene fatto anche attraverso questo progetto, insomma, che poi è la cosa fondamentale anche per il futuro e per le generazioni più giovani, mi sembra di dire. Grazie Francesca, infatti proprio rispetto a questa ultima riflessione che stavi facendo, secondo me è stato anche molto interessante, no? E, se vuole mi risponde Valerio, Francesca, insomma, ecco, è molto libera l'idea, però che è stato riportato appunto nel documentario di come si stanno attrezzando per esempio i paesi scandinavi, cioè che neanche stanno pensando, no, alla generazione, ai giovani di adesso, ai giovanissimi, ma ai bambini, no, probabilmente, cioè stanno cercando di crescere quelli che per primi adesso, no, si affacciano in maniera, diciamo, più così ai percorsi istituzionali, più di educazione, verso appunto un certo tipo di pensiero critico, e soprattutto questo che io anch'io ho imparato invece in età matura grazie a questo progetto, questo approccio del questioning, no, cioè del sempre domandarsi, cioè quali sono le fonti, verificare le fonti, mettere in dubbio la notizia, che diciamo non è secondo me un approccio per forza di scetticismo di qualcosa che, no, dal punto di vista, se lo vogliamo vedere negativo, indebolisce la capacità della persona di discernere, ma invece la caratterizza proprio, struttura effettivamente quello che tu devi poter sviluppare come atteggiamento per essere poi effettivamente consapevole e avere un pensiero critico, che non è una brutta cosa, ma è invece la capacità proprio di distinguere l'origine delle informazioni, le fonti, verificare. Quindi su questo anche ho visto che mi sembra che anche il docufilm, quindi sì, la parte di odio sicuramente, ma poi ci restituisce anche appunto un altro aspetto di come vengono poi, diciamo, che l'odio viene è un risultato anche di come vengono veicolate certe informazioni non vere, di come, no, si fa questa disinformazione o anche misinformazione, come abbiamo anche imparato oggi in un altro di questi webinar, e quindi mi veniva anche da dire quasi che
diciamo, in questo senso ci sono dei nuovi lavori, delle nuove professionalità intorno, no, a questo, a come gestire appunto l'aspetto della disinformazione, della misinformazione. Chi crea questa cosa? Perché poi le centrali d'odio, le centrali che, no, abbiamo detto, generano questo tipo di informazione, richiedono anche un saper fare, no, una competenza. E per ultimo, così come ulteriore stimolo, ma ecco, ci confrontiamo, mi è sembrato un bel, diciamo, stimolo, un campanello d'allarme il fatto che comunque conoscendo come funzionano questi mezzi, appunto, come poter anche generare e diffondere disinformazione, fake news, può avere, ecco, può essere un'attività, un lavoro, si sia qualcuno più attrezzato, mi sembrava appunto più si dicesse la parte destra, no? Della politica, invece magari la sinistra meno. Allora, su questo, se c'è, ecco, anche una vostra riflessione, uno stimolo, un'esperienza, se anche Valerio, non so, su questo ci vuol dire. Ma io se posso mi aggancio alla tua riflessione per fare un discorso che mi riguarda poi in qualche modo da vicino e che a mio avviso è un problema, ovvero questo della non ricerca delle fonti o quantomeno di riscontri, che è un problema non solo di chi, dei fruitori, insomma, degli utenti che sono iscritti ai social, ma è proprio un problema dell'editoria in generale. Insomma, io mi occupo, insomma, sono un giornalista, oltre che regista, mi occupo tantissimo di migranti. In questo momento sono in Bosnia, sono sulla rotta balcanica, sono tornato qui per l'ennesima volta. E qualche giorno fa, per capirci, ho fatto un post polemico, era proprio il giorno prima di partire, avevo già programmato questa partenza. Sul fatto che la stampa in qualche modo italiana avesse scoperto la rotta balcanica. Lo hanno fatto anche dei parlamentari, ma non faccio nomi, tra l'altro, insomma, alcuni li conosco pure. Però dopo anni di dibattito sul Mediterraneo centrale, si parla finalmente di rotta balcanica. Alleluia. Il problema qual è? È che, per esempio, la stampa italiana, seguendo sempre la polemica politica e mai effettivamente un racconto più completo che dia un'idea più complessiva, più generale del fenomeno, ha sempre parlato solo di Mediterraneo centrale, al quale io sono molto affezionato. Ho fatto 10, 11, 12 missioni sulle navi, sono felicissimo che si parli di quello, però la rotta balcanica per gli ingressi in Europa, a parte il 2016, è sempre stata la rotta principale. Che poi arrivino a Trieste e che non siano così palesi come quelli che arrivano via mare, perché ovviamente non li vedi, insomma, arrivano a piedi, però ecco. E che succede? Che all'improvviso giornalisti che non si sono mai occupati di questa rotta, che sono seduti in redazione semplicemente perché c'è poco budget, perché i direttori non ti fanno uscire, perché non c'è una ricerca della competenza sui temi, parlo di migrazione perché mi riguarda, ma adesso parlo di tutti i temi, si cominciano a pubblicare degli articoli spesso non corretti. E quando io, le altre volte che ero sulla rotta balcanica, mandavo i pezzi, i reportage, le proposte ai direttori giornali, ti rispondevano sempre: no, però quando ti imbarchi poi facci sapere perché ci interessa il Mediterraneo centrale. All'improvviso poi appunto interessa la rotta balcanica e scrivono cose non vere. Questo per dire cosa? Che poi effettivamente non c'è il tempo, non ce l'ho con i giornalisti, non ce l'ho con i colleghi, a volte sì, diciamo, però diciamo, il mio discorso è più proprio sull'impostazione dell'editoria, del giornalismo, che non fa approfondimento, il giornalista stesso non ha tempo di farlo, di conseguenza dà delle informazioni approssimative che in qualche modo danno il fianco ai meme, danno il fianco alla disinformazione, danno il fianco a chi vuole lucrare su questo. E quindi in qualche modo dobbiamo fare un mea culpa, no? Come categoria, perché effettivamente se poi non siamo autorevoli, non possiamo pretendere che le persone credano a noi anziché a chi scrive un post su Facebook. E quindi questo è un problema. E educare, come fanno, come dice giustamente Matteo Flora nel documentario, le prossime generazioni, non questa né quella dopo ancora. Il problema è capire se il sistema del giornalismo, dell'editoria, pensato come lo pensiamo noi oggi, arriverà a quel punto, almeno parlo per l'Italia, per i paesi del Mediterraneo in generale, perché poi magari sul nord Europa c'è proprio un sistema diverso, però anche lì c'è una grossa crisi della credibilità della stampa. Quindi, prima di educare le persone,
ovviamente dovremmo essere noi i primi ad essere educati. Oggi mi è successo, stavo scrivendo un pezzo che uscirà domani, come dire, volevo approfondire la questione dei talebani in Pakistan, insomma, una cosa molto di nicchia, che non seguivo da un po', e ho passato mezz'ora, prima di mandare il pezzo, ho passato mezz'ora a studiare su questo tema per revisionare il mio pezzo prima di mandarlo al giornale che poi lo pubblicherà, perché effettivamente volevo capire qual era la situazione dei talebani in Pakistan, che è molto di nicchia e è legata in qualche modo molto lontana a quello che sto raccontando, però c'entra e quindi è giusto raccontarlo. E dovremmo farlo, insomma, questo credo che sia sicuramente un passaggio fondamentale che gli editori prima o poi dovranno essere costretti anche come dire, a rettificare, o l'ordine dei giornalisti che deve intervenire sui giornali che fanno informazioni non corrette, a volte in maniera, come dire, consapevole, cosciente, a volte in maniera inconsapevole. Grazie, grazie Valerio di riportare anche l'accento rispetto a come è autorevole la professionalità, perché poi io ci credo molto perché è questione lì di saper fare o non saper fare, no? Il proprio lavoro nel caso dei giornalisti. Non so se Francesca voleva commentare su questo. Sono molto d'accordo con quello che è stato detto. Io sarei anche più cattiva, nel senso che per fare intorno al mondo dell'informazione ci sono tanti soldi, tanti interessi economici e forse non c'è invece, ecco, un investimento, no? Non credo che Valerio, diciamo, riceva milioni. Anzi, sono precario e faccio difficoltà a piazzare i miei reportage. Esatto, mentre in realtà poi il nostro paese, ma questo c'entra niente, si fa sempre la politica, la informazione a questi grandi saggi, a questi grandi scrittori, a questi grandi registi cinematografici, era il mio complimento che facevo prima, a queste grandi firme e in qualche modo diciamo che si dà per acquisite che insomma, hanno raggiunto il top e invece non si forma in qualche modo a una informazione corretta, non si investe, ecco, a me mi viene da dire questa parola, che vuol dire formazione, che vuol dire investire nell'informazione. Tutto sommato in altri paesi, anche in quelli che magari ci piacciono un pochino meno, però ecco, c'è più coraggio, c'è una tradizione, no, del giornalismo. Visto che siamo tutti freschi di tutte queste immagini terribili, diciamo, che si collegano molto anche alle cose di cui stiamo parlando, lo citava prima anche Valerio, no? Nel senso che comunque c'è un elemento che l'Italia è un pezzo di Europa rispetto alle centrali d'odio, all'odio, ha comprato subito, e cioè la corrispondenza fra quelle parole, diciamo, e delle parole che usavano comunque persone, lo dico sempre per anche le generazioni più giovani, che sono le istituzioni. L'istituzione, un ministro, è il governo, è un'istituzione, ripeto, cioè non, lo accennava anche Laura Boldrini, non è un matto. Paradossalmente Trump, per le caratteristiche, alla fine, no, è venuto fuori, ma è un modello. Sarebbe un modello da seguire, magari da non condividere, ma nello stile, diciamo, della comunicazione, quando coincide con alcune, addirittura poi Orlowski ci spiega che coincide anche perché addirittura ci sono degli interessi economici nel documentario, ma togliendo pure quello, mettiamo anche che lo avesse fatto, diciamo, da solo, quando il linguaggio e le parole non solo della politica, ma delle istituzioni, ripeto, perché appunto siamo anche, almeno noi, un'associazione che è autonoma, ma che ritiene sia importante la democrazia di un paese attraverso anche l'operato delle istituzioni, insomma, che sia giusto esprimere le proprie idee attraverso il voto, che ci debba essere comunque, no, un governo della cosa pubblica. Seguendo la nostra Costituzione e tutto il resto, è chiaro che queste strizzate d'occhio, questa ambiguità, ma a volte proprio le parole coincidenti che si sono state espresse, penso in questo caso al tema dei migranti, perché
più che su, e avete fatto bene anche a farlo vedere, diciamo, con poi la smentita successiva magari, ma ecco, la parola è la parola. A quel punto, quando la parola diventa anche dell'istituzione, diventa questa opera, diciamo, di ricerca delle fonti, che dicevamo, di pensiero critico, diventa anche più importante, ma diventa anche più difficile. Mi sento di dirlo anche da mamma, in qualche modo, di adolescenti, perché non si può dire, non dire così. E uno si dice, lo sta dicendo il ministro degli interni, no? E allora si apre un capitolo importante, e quindi da questo punto di vista credo che la formazione, pensiero critico, del resto questa è una cosa che appartiene per esempio alla nostra storia, che comunque l'educazione popolare, si usava questo termine, era uno strumento di libertà, di crescita, di consapevolezza e quindi di pensiero critico, no? Tante volte si dice chi è ignorante non sceglie, no? Ecco, in questo senso è un lavoro che probabilmente possiamo fare solo davvero sulle prossime generazioni, che però hanno molta più agilità e abilità nell'utilizzo anche critico di questi strumenti, credo, e però è quello, è un lavoro di base. Poi sono delle battaglie, ma sarebbe troppo lungo, il documentario le accenna, comunque su cosa fanno le istituzioni, appunto, come si fa per vietare che questa cosa non accada, è lecito, non è lecito, è una censura, non è una censura, quanti soldi ci sono dietro, quelle sono cose che spettano anche più alla politica e alle istituzioni, ma noi siamo un'associazione, ecco, proviamo intanto a partire dalle basi, ecco, come mi sembra che, insomma, mi sono studiata il progetto di cui noi siamo il finale, si provi a fare anche questo progetto, partire dai fondamentali, si diceva un tempo, ecco, però. Sì, infatti, non so se volevi aggiungere qualcosa, Valerio, no. O su no, io perché non ti vedevo più. Per no, non ci, io perché così, diciamo, la regia ci organizza un po', secondo me. Quando uno parla va da solo, poi se siamo in modalità confronto, che è quella che prediligo, quindi come adesso, quindi io ritorno sull'ultima cosa, poi ci sono anche dei commenti, delle domande dalla chat, diciamo, la cosa che mi piaceva, perché risottolineare, perché un po' Francesca adesso anche ha ridetto questa cosa qui, noi siamo, no, con questa missione come ARCI, in realtà, no, questa idea di far crescere, proprio avvicinare un tempo ancora di più, quando ce n'era ancora maggior magari bisogno, perché c'era meno facilità di, no, era un po' più elitaria forse, no, la possibilità di accedere la conoscenza qualificata, eccetera, e quindi è un lavoro, è una missione, però questo fatto che un po' emerge, io lo di forse una non corretta fino in fondo interpretazione di quello che era il potenziale di questi social da parte del mondo della sinistra, forse un essere più troppo vicini invece a dei modelli vecchi che comunque hanno il loro ruolo e il loro peso, ma che non hanno questa potenza così e questa capacità di penetrazione. Allora mi piaceva su questo un commento che da parte vostra, non so se anche Valerio vuole dire qualcosa. Ma io su questo potremmo parlare ore, ecco. Come dire, io prima di fare questo lavoro, cioè, sono stato, insomma, militante, anche dirigente di partito di sinistra, ripartire dai fondamentali, insomma, diceva poco fa Francesca, in realtà è così, il problema poi in realtà proprio sulla questione di classe rispetto ai social, rispetto all'accesso alla cultura, dovremmo fare un ragionamento molto più complesso e ampio, perché purtroppo, e penso al tweet che ieri sera ha fatto Gori, il sindaco di Bergamo, scusate, definendo i fascisti che hanno assaltato il Campidoglio, perché insomma vanno chiamati con il loro giusto nome, che hanno assaltato il congresso degli Stati Uniti, definendoli una massa di proletari che non capivano niente. Ecco, diciamo che la sinistra purtroppo si è allontanata sempre di più
da quella che in teoria dovrebbe essere la sua classe di riferimento. Poi, per quanto riguarda il PD, non è un partito, insomma, che guarda a quello che una volta si sarebbe chiamato proletariato, o comunque in generale la classe operaia, possiamo chiamare i precari oggi, insomma, chiamiamoli come vogliamo. E quindi, come dire, ci sarebbe proprio necessità di fare teoria. Insomma, e su questo abbiamo perso tanto terreno, perché quando io vivo in periferia, insomma, sono nato e cresciuto alle case popolari, sono tornato a vivere in quel quartiere lì, che è tuttora popolare, e è difficile. Un quartiere storicamente antifascista, comunista, insomma, dove io i miei. C'erano due sezioni del PC, 2.800 persone dentro un palazzo, c'erano due sezioni del PC, non una. E subito dietro l'angolo c'era lotta continua e poco più là c'era autonomia operaia in un determinato momento, ecco, per farvi capire. E invece oggi è difficile far passare, poi magari si è antifascisti per cultura in qualche modo, però le giovani generazioni vedono molto lontani questi concetti, e quindi il messaggio di pancia di Salvini o di Trump o di Bolsonaro, chi per loro, arriva molto più facilmente. Arriva molto più facilmente, per esempio, penso a Facebook per una fascia d'età che va dai 30 ai 50, penso a Instagram per quelli invece dai 30 in 30, 35 in giù. Sono mezzi di comunicazione straordinari se vogliamo arrivare e, come dire, chi fa il mio lavoro, io stesso, ma ci sono altre persone che fanno questo lavoro in maniera molto critica, cercando di parlare direttamente al pubblico, usano tantissimo i social e funziona. L'abbiamo dimostrato, però purtroppo, come dire, io lo vorrei un partito di riferimento e purtroppo non c'è. E quindi se, che lo facesse, non lo devo fare io, non lo devono fare i singoli. E quindi. Questo è diventato un problema, mentre Salvini lo fa. E a sinistra si discute sul sesso degli angeli su Twitter. Sto andando ovviamente, cioè sto Sì, semplificando molto, macro. però per farvi capire. E si parla tra poche persone, la solita cerchia, si fanno analisi straordinarie, politiche, sociali su tutto, e poi ci ritroviamo sempre in pochi perché non arriviamo alle persone. E questo perché l'accesso ad internet è vero che è per tutti. Ma la possibilità di lettura dei fenomeni online non è per tutti ed è un fattore di classe. E purtroppo è così. Quindi arriva il Calenda di turno, su qua io sono avvelenato, scusate, da Romano, che questo si chiama, cioè viene dai Parioli, da Corso Trieste e vuole parlare di periferia. Ecco, tra me e lui ci sono due mondi, non uno, ma due. Tra Calenda e le case popolari ci sono due mondi. E nel momento in cui però poi alcune persone mi scrivono sui social, ma perché ce l'hai tanto con lui? Alla fine lui ci sta provando. No, è che lui usa bene i social, ha un buon ufficio stampa, come dico, oltre che un social media manager, perché riesce a parlare alla pancia, è molto più diretto, mentre noi facciamo questi, scusate il termine, a pipponi incredibili, ci parliamo addosso, ci parliamo in pochi e non riusciamo ad arrivare alle persone. Quindi è chiaro che l'accesso agli strumenti per la lettura di quello che avviene online è per pochi e quindi ci ritroviamo con una destra sempre più egemone, almeno in quei luoghi là. Grazie, guarda, in realtà non avrei pensato di poter considerare l'accesso ai social come per pochi, sai, ecco, questa diciamo, equazione della sinistra che non è così al dentro perché diciamo, è interessante come spunto. E, non so se Francesca vuole commentare. Stavolta io sono breve, nel senso che io penso che ci sia un tema di contenuto, e su cui Valerio ha detto tante cose, e per noi siamo più una situazione, a nostro parere, di povertà valoriale. Tutto sommato, diciamo, dal punto di vista valoriale, sbagliato, assolutamente sbagliato, è più forte dire. L'odio, se dall'altra parte non c'è con altrettanta forza un'identità antifascista, un'identità antifascista forte, combatte di più l'identità fascista. E questo lo dico al di là dei partiti, le persone, diciamo, capite, c'è un'idea diversa di società. Dall'altra c'è però il contenitore, che è lo strumento.
che è uno strumento semplificativo, vorrei ricordarvi questo, è uno strumento che in poche parole, magari parolacce, e con un po' di snobismo, io la traduco così tutte le cose che ha detto Valerio, e anche nei confronti appunto di uno strumento semplice, popolare, pop, diciamo, la sinistra non ha saputo, io dico la sinistra, poi insomma ci siamo capiti, se uniamo insieme la povertà valoriale, povertà, diciamo, scarsa identità, identificazione valoriale allo snobismo verso uno strumento così potente e così popolare, nel senso che arriva a così tante persone, e poi la frittata è fatta, ecco, perché gli altri invece, diciamo, lo hanno fatto, ecco, è molto sintetico, però io ne sono abbastanza convinta, è un combinato disposto, non per nulla in alcuni paesi il web ci hanno fatto le rivoluzioni, in realtà, cioè si può usare anche volendo, ecco, infatti, diciamo. Non a caso in alcune parti non si può neanche utilizzare i social, esatto, cioè, Facebook in Cina per la banalità. Io mi riferivo al nostro misero paese italiano. No. Ecco, poi. No, infatti, questo assolutamente mi è piaciuto che hai detto snob, perché mentre parlava Valerio proprio mi era apparsa a me così scritta snob, quindi tu l'hai detto. Grazie, mi fa piacere riportare alcuni commenti dal pubblico che ci segue. Intanto complimenti tantissimi per il docufilm, quindi di nuovo a Valerio, e quindi ho commenti dal lato scuola, università, quindi Fabiana Cruciani per scuole, Giuditta Alessandrini, professoressa universitaria, che da una parte appunto dicono di dover divulgare assolutamente, utilizzare questo documentario fatto bene proprio anche come regia, dice Fabiana, sarebbe opportuno diffonderlo anche nelle scuole per educare con sensibilità e verità alla complessità che stiamo vivendo. E, mentre poi appunto Giuditta Alessandrini ci dice che il tema va affrontato dal punto di vista delle politiche formative. Scuole ed università dovrebbero impegnarsi in prima persona, bisogna lottare contro la colonizzazione culturale dei grandi players della rete, lavorando per lo sviluppo del pensiero critico nelle giovani generazioni. Quindi mi sembra interessante questa possibilità, no, dell'utilizzo del docufilm come una risorsa importante, per anche un modo, no, in questa epoca di didattica a distanza, di modelli nuovi, ecco, può essere assolutamente una risorsa. E un ulteriore commento, sempre con complimenti di Anna Schippa, che sottolinea, proprio perché abbiamo menzionato le partigianerie, quindi gli aspetti anche di schieramento politico, ci dice questa esperienza che basta fare un commento politico su Facebook e che poi uno viene immediatamente insultato, o ci sono delle parole troppo forti che non sono improntate a quello che è il dialogo. Quindi l'importanza, secondo lei, quindi, da una parte abbiamo detto pensiero critico, come ci dicevano Fabiana e Giuditta, e Anna ci sottolinea non abbassare la testa, rendere conto di quello che avviene, parliamone sempre in ogni luogo, in ogni piccoli semi di cultura e di rispetto. Eccoci, quindi siamo arrivando verso la conclusione, questo aspetto del modello educativo e formativo penso che è quello che per noi ci ha guidato nel progetto. Che ne pensate? Volete aggiungere qualcos'altro? Stai facendo qualcos'altro in questo senso, Valerio, oltre che educare i giornalisti sulla rotta dei Balcani? Purtroppo non ci riusciamo. Insomma, da due giorni abbiamo scoperto che l'Italia respinge le persone in Slovenia, ma lo fa da aprile scorso, ma vabbè. No, in realtà, anzi, io, come dire, in qualche modo credo che questo nostro lavoro, perché, come dire, i documentari, i film, insomma, il cinema è un lavoro sempre collettivo, il regista firma, ma ci sono sempre tante menti, per fortuna, che ci lavorano. Credo sia un primo mattoncino, proprio mancava questo tipo di lavoro.
E quindi in realtà c'è bisogno di continuare sotto tanti punti di vista ad analizzare questo fenomeno. Al momento siamo fermi perché abbiamo avuto anche problemi nella distribuzione, perché la RAI non lo ha voluto, e neanche altri emittenti, insomma, neanche la 7, contenuto troppo politico, troppo schierato, e quindi è difficile proprio, come dire, piazzare, come si dice in gergo, questo tipo di lavori. Michele Santoro lo ha prodotto, però chiaramente adesso è difficile poi andare avanti sul tema se poi non c'è un primo riscontro da un punto di vista proprio economico, mentre c'è un riscontro da un punto di vista del pubblico, e questo è chiaro, e siamo molto felici. Come dire, in qualche modo l'invito potrebbe essere quello ai colleghi di continuare invece ad indagare, ognuno fa il suo pezzetto, e perché credo che sia veramente importante continuare a parlare di odio online e di odio poi come l'odio si trasforma nella vita reale. Grazie Valerio, è importante e sono contento che adesso alla fine l'hai detto di questa cosa che ne avevamo parlato, che appunto poi c'è comunque un mercato e investire, come ci ha detto prima Francesca, che in quel caso è appunto anche investire su certi temi, questo è il segno che qualcosa poi non è proprio così coerente con quello che registriamo invece come fenomeni, no? Se i paesi scandinavi invece stanno investendo proprio sui più piccoli per non arrivare a queste condizioni, qui invece ci poniamo dei dubbi rispetto alla partigianeria o al fatto dei contenuti troppo politici, forse perdiamo un'occasione. Sono in chiusura, se vuoi dire un ultimo No, commento, Francesca. riprendo solo questo tema dell'investimento, perché in realtà il tema dello scarso investimento in generale è quello sull'educazione nel nostro paese. Diciamo che quello che vediamo è che sta succedendo anche questi giorni rispetto alle scelte di priorità, no? Sulla scuola, l'attività economica, con tutta l'emergenza del caso, però l'importanza di quello che viene fatto da chi svolge questo lavoro, insomma, e quindi va tutto di conseguenza, ecco, mi verrebbe da dire, perché Certo. nel momento in cui si sta scoprendo la didattica a distanza, le tecnologie in cui appunto si utilizzano tutti questi strumenti, parallelamente dovremmo farlo proprio su queste cose di cui abbiamo parlato tutto il pomeriggio. Però mi pare che siamo, ecco, un po' lontani ancora. Noi ci proviamo Esatto. insieme e non ci arrendiamo, ecco. Bene, vi ringrazio davvero tanto, è stato davvero ancora emozionante rivedere il docufilm, sono contenta dei tanti complimenti ricevuti, della partecipazione di Francesca e della volontà di procedere su questa strada. Domani noi ci vedremo per la presentazione dei pitching delle squadre di studenti e studentesse, magari qualche contributo che è anche in linea e coerente con questi messaggi che hai mandato te nel tuo film. Forse ci restituiscono un po' più di speranza rispetto a queste giovani generazioni al lavoro per sensibilizzare la comunità. Grazie di nuovo e buona serata. Grazie a voi. Grazie a voi. Ciao.